Va a tutti nella scorsa lezione avevamo visto la tavola dei valori semplici, in questa lezione vedremo, parleremo di misure semplici. Dunque, parlare di misure all'interno di un pentagramma o di un endecaligno è indispensabile per la formazione di quella che viene chiamata battuta. Dunque, la battuta è appunto una regione contenente dei valori musicali delimitata da una stanghetta verticale che ne delimita appunto una quota massima di, eh, di misura. Quindi parliamo delle misure semplici e vediamo ad esempio tra le misure più comuni abbiamo il 2 mezzi, il 2 quarti ed il 2 ottavi. Ho scelto eh, specificatamente queste, queste misure perché eh, sono tutte misure binarie, ovvero composte da due tempi e quello che cambia è appunto la qualità del tempo, ovvero... Mh, quale valore musicale deve essere inserito al suo interno per riempire appunto la battuta. Dunque, mh, nelle misure semplici, il numeratore della frazione svolge la funzione di informarci sul numero dei tempi, mentre il denominatore ci informa sulla qualità del tempo, quindi il valore del tempo il valore senza scrivere qualità che è poco formale diciamo valore del tempo questo che cosa significa che in un ad esempio in un pentagramma che contiene quindi con misura due mezzi vi vi eh, anticipo poi che le misure vengono scritte eh, diciamo come divisore del terzo rigo scritte nei due spazi superiori ed inferiori, i due mezzi significa che per riempire una battuta avremo bisogno di due metà, quindi quanti tempi servono a riempire una battuta di due mezzi? Servono due mezzi, quindi due minime, quindi nel due mezzi, se noi prendiamo due minime, abbiamo riempito la battuta. Andiamo avanti, vediamo il 2 quarti Quindi nel caso in cui Cambiamo il tempo Entriamo nel 2 quarti Per riempire una battuta da 2 quarti Avremo bisogno di quanti? 2 I quarti sono semi-minime Quindi 2 quarti Ecco la battuta del 2 quarti Passiamo al 2 ottavi Come avrete capito molto semplicemente per riempire una battuta da due ottavi abbiamo bisogno di due crome. Ecco qui la battuta da due ottavi. Passiamo, queste erano tutte misure binarie, binarie significa che il numero dei tempi è 2 e vi ricordo il numero dei tempi è sempre indicato al numeratore della frazione. Come vedete il numeratore è uguale per tutte e tre le frazioni. Due mezzi, due quarti, due ottavi. Quindi queste sono tutte misure binarie proprio perché il numero dei tempi è 2 in tutte e tre le misure. Quindi misure semplici, binarie, abbiamo visto adesso. Cancelliamo tutto e andiamo a vedere le misure invece ternarie. Semplici. Tra le misure ternarie semplici troviamo quindi il 3 mezzi, il 3 quarti. Il 3 ottavi, dunque il 3 mezzi, come detto prima, indica il numeratore, indica il numero dei tempi, quindi in una battuta avremo 3 tempi composti da minime, quindi da mezzi. Valore del tempo quindi dobbiamo mettere dentro al nostro pentagramma tanti mezzi quanto sono i valori dei tempi per riempire la battuta quindi 1 2 3 3 mezzi analogamente scriviamo chiaramente sempre la misura analogamente per tre quarti abbiamo il numero dei tempi sono 3 il valore del tempo è il quarto, ovvero la semiminima, quindi avremo bisogno di tre semiminime per riempire un, una misura di tre quarti. Per ultimo ci muoviamo su tre ottavi e, come avrete capito, avremo bisogno di tre crome per riempire questa battuta. 3 crome. Come vedete ogni volta che riempio una battuta io la chiudo con la stanghetta proprio per dire che c'è un'altra battuta che da qui in poi ha inizio, quindi chiudo la stanghetta da qui in poi inizio un'altra battuta. Abbiamo parlato adesso di misure ternarie proprio perché ternarie, proprio perché come vediamo il numero dei tempi è sempre 3. 3 mezzi, 3 quarti, 3 ottavi. Passiamo a parlare di misure quaternarie, ovvero, facilmente intuibile, misure a 4 tempi semplici. Quindi avremo il 4 mezzi, il 4 quarti e il 4 ottavi. Queste sono sempre le misure più utilizzate. Quindi, 4 mezzi. Analogamente agli altri casi, abbiamo bisogno di 4 metà per riempire una battuta da 4 mezzi. Prima, seconda, terza, quarta. Quindi, prima battuta. Passiamo a 4 quarti. Avremo bisogno di 4 semi-minime per riempire la nostra battuta. E nel caso di 4 ottavi, ovviamente di 4 crome. Benissimo, queste misure quindi sono dette come abbiamo detto prima quaternarie. Esistono poi le misure a 5 tempi, quindi 5 mezzi, 5 quarti e 5 ontavi che vengono dette quinarie. Esistono poi le misure a 6 tempi dette senarie, e via discorrendo. Chiaramente, noi all'interno di una battuta, quindi per il momento abbandoniamo un momento il discorso legato alla misura e rimaniamo sulla battuta iniziale che abbiamo di 4 mezzi. 4 mezzi è constatabile, possiamo constatare quando abbiamo riempito una battuta semplicemente sommando le metà che sono qui dentro. No? Quindi abbiamo in particolare un mezzo. Più un mezzo, più un mezzo, più un mezzo, e la somma è chiaramente 4 mezzi. Quindi vuol dire che effettivamente ci sono tante note quante ce ne servono per riempire la battuta. Un esercizio utile è quello, ad esempio, di. Eh, vedere se all'interno delle battute c'è effettivamente, svolgendo il calcolo algebrico, il, il valore relativo al tempo. Portiamo un tempo semplice e facciamo degli esempi per complicare un po' le cose. Dunque è vero che noi all'interno dei due quarti possiamo inserire due semi-minime e abbiamo riempito la battuta. Sarebbe però interessante utilizzare altri valori musicali, per esempio i due quarti lo posso riempire anche direttamente con una minima perché la minima è appunto la somma delle, la somma delle due semiminime. Oppure posso riempirla utilizzando 4 crome: perché 4 crome: la somma di 2 crome è la semiminima, la somma di, una, di, eh, di 2 semiminime appunto è la minima. E come capirete bene quindi quattro crome riempiono la battuta oppure possiamo usare combinazioni di, di, queste, eh, diciamo di, di questi valori musicali. Ad esempio, io posso riempire un tempo due quarti utilizzando eh, diciamo una croma e due semicrome, mm, vi faccio notare poi che le crome eh, nel caso in cui debbano essere Scritte in un numero molto elevato è possibile rappresentarle semplicemente unendole. Ad esempio in questo caso 2, 4, 6, 7, facciamone 8, possiamo per esempio radunarle in questo modo oppure a 2 a 2 a seconda della situazione in cui ci troviamo. Quindi in questo caso, ad esempio, abbiamo una croma e due semicrome, possiamo scriverle in questo modo. Quindi, un, diciamo una battuta di due quarti, la possiamo scrivere così ad esempio. E andiamo a verificare se abbiamo fatto errori. Quindi abbiamo due crome che mi danno una semiminima e abbiamo due semicrome che mi danno una croma più una croma che ho qui isolata, croma più croma mi ridanno semiminima. Quindi abbiamo due semiminime, due quarti e quindi ci troviamo nella misura. Non abbiamo fatto errori. Scriviamo ad esempio un diciamo delle note a caso tanto gli diamo dei valori per fare un errore e vedremo appunto che col calcolo matematico poi riusciamo a capire effettivamente in che cosa consiste l'errore quindi eh, diciamo che queste sono tutte eh, semi minime, eh, semicroma scusate facciamo la somma semicroma più semicroma e croma, semicroma più semicroma è croma, abbiamo poi due crome che mi danno una minima una semi minima e un'altra semicroma. Poi eh, le due crome ci danno una semi minima, semi minima più semi minima fanno i due quarti che ci servono questa nota in più. Quindi l'errore è questo. O uh, potrebbe essere anche questo, o questo, o questo. Comunque bisogna togliere una, una semicroma affinché eh, la misura rientri nella normalità. Quindi togliendo una semicroma vediamo che effettivamente la situazione si, si ristabilisce sui due quarti, che era la misura di appartenenza, quindi risulta molto importante, eh, appunto, eh, fare capire bene i valori musicali come abbiamo visto prima nello, nello specchietto, nella tavola dei, dei valori semplici, proprio per evitare di incorrere in errori durante la formulazione delle varie misure, quindi delle varie battute. In particolare, queste battute, appunto, vengono. Eh, diciamo chiamate misure e vediamo qui un esempio: prima misura, seconda misura, terza misura e via dicendo quindi. Eh, Un'altra distinzione che dobbiamo adesso fare, a proposito delle misure, quindi delle frazioni che determinano appunto la grandezza di una battuta, quindi di una misura, dobbiamo fare una, una distinzione tra tempo e suddivisione. Quindi, nelle misure semplici, prendiamo ad esempio i due quarti per semplicità, come avevo detto, il numeratore è il numero, rappresenta il numero dei tempi. Le suddivisioni che cosa sono? Una suddivisione è la metà di un tempo nelle misure semplici. Vedremo che nelle misure composte non è così, ma nelle misure semplici una suddivisione è la metà di un tempo. Quindi possiamo dire che il 2 quarti è una misura binaria, poi ha due tempi, quindi numero di tempi 2, e essendo la suddivisione... La metà di un tempo, il numero delle suddivisioni saranno 4. Riconosciamo poi l'unità di tempo, e per sapere l'unità di tempo, quello che si fa è prendere il denominatore della frazione e mettere al posto del, del numeratore il numero 1, quindi l'unità di tempo sarà il quarto, il quarto vi ricorda la semi minima. E l'unità di, di suddivisione, sarà essendo la metà del tempo, sarà appunto la croma, l'ottavo. Quindi questa che abbiamo fatto adesso si chiama analisi della misura e può essere fatta per qualsiasi misura. Quindi va, per prima cosa detto, qual è, eh, diciamo, se la misura è binaria, ternaria, quaternaria, quinaria, senaria, eccetera, eccetera. Quindi, sapendo se, eh, se la misura è binaria, avrà appunto due tempi. Nelle misure semplici, sempre parliamo eh, il numero delle suddivisioni è il doppio dei numeri di tempi, dal momento che la suddivisione è la metà del tempo. L'unità di tempo sarà il, la semiminima, e l'unità di suddivisione sarà la croma. Quindi, ripetiamo questa analisi per un'altra misura a caso. Quindi, prendiamo ad esempio la misura, non so, 5 ottavi. Dunque, la misura 5 ottavi è una misura quinaria. È quinaria perché il numero dei tempi è 5. Il numero delle suddivisioni è 10 perché ricordiamo che il numero di suddivisioni è il doppio del numero dei tempi proprio perché la suddivisione è la metà del tempo. Quindi, essendo la suddivisione una metà del tempo, per riempire il numero dei tempi avremo bisogno del doppio del numero di tempi per quello che riguarda le suddivisioni. Vediamo l'unità di tempo. E vi ricordo, per trovare l'unità di tempo si prende il denominatore della frazione e si mette al numeratore 1. Qui l'unità di tempo sarà la croma. E l'unità di suddivisione... sarà essendo una metà del tempo la semicromo quindi questa è un'analisi di una misura semplice l'analisi completa delle misure ovvero sia quelle semplici che composte eh, richiede un ulteriore eh, sguardo che sarebbe quello appunto di individuare se, se si tratta di una misura semplice o di una misura composta per anticiparvi una cosa molto mh, diciamo una cosa che andremo a vedere più avanti quando parleremo delle misure composte e quindi ripeteremo l'analisi di misure semplici e misure composte avendo il completo quadro davanti agli occhi. Ad esempio, il 6 ottavi è una misura composta e alcune regole di cui abbiamo parlato adesso, come sostituire ad, eh, al numeratore il numero 1 per trovare il numero di tempi, saranno regole che non varranno più. Quindi dovremo eh, oltretutto classificare appunto se la misura di cui stiamo parlando è una misura semplice o una misura composta. In questo caso, avendo visto solo misure semplici, eh, siamo tranquilli che, eh, questa, che, misure, che questa misura è appunto semplice e non c'è bisogno di, di effettuare ulteriori classificazioni. Quindi, anche per questa lezione abbiamo terminato eh, il nostro discorso. Vi ricordo sempre di collegarvi al nostro sito internet all'indirizzo www.pianoconcerto.it e di iscrivervi al nostro forum di discussione dove potremo appunto chiarire. Alcune domande che possono sorgere o alcune incomprensioni che avete avuto nel seguire i nostri video e, e quindi vi aspetto sul nostro sito, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla quinta lezione del corso di teoria musicale. Alla prossima!